Buonasera a tutti, anche se qualcuno arriverà in questi minuti. E noi un anno fa ci siamo trovati a parlare con Antonio Tricarico di Cassa Depositi e Prestiti, argomento molto tecnico, molto noioso. Eravamo più o meno lo stesso numero di questa sera, in una serata molto fredda, però abbiamo visto che il numero di contatti che sono avvenute poi sullo streaming di quella conferenza ormai si avvicina a essere su 600. E è capitato nel corso di questi mesi che ogni tanto persone in posti molto lontani dicevano: ah sì, ho visto, ho sentito quella conferenza, interessante. Cassa Depositi e Prestiti, perché è un pezzo di una finanza che è in via di privatizzazione. Adesso mi perdonatemi un po' la semplificazione che faccio, Antonio sarà un po' più esplicito, che è al centro di un'iniziativa che si vuole lanciare, che è stata lanciata a febbraio a Roma, verrà riproposta con un manifesto a livello nazionale ad aprile e si spera con delle campagne, per creare una nuova finanza pubblica. Questo incontro con questa necessità di una nuova finanza pubblica è emersa anche come risultato, come ragionamento, come riflessione sulla campagna dell'acqua, dove si è visto che un problema reale, concreto rispetto a un ritorno dell'acqua pubblica e alla difesa dell'acqua come bene comune richiede anche risolvere il problema, la questione degli investimenti da effettuare nel settore idrico. Questo è un problema comune a molti servizi, cioè a tutti i servizi, non solo all'acqua, però partendo dall'acqua si è sviluppata una riflessione, un ragionamento. Il movimento dell'acqua è un movimento che ha dimostrato di essere consapevole, con una cultura di governo, nel senso di governo dei processi, di governo della realtà sociale, e di conseguenza è nato tramite le associazioni che hanno costituito il forum, le persone del forum, la necessità di aprire quest'altro fronte di questa grande battaglia che sarà politica ideale. Ci sono dei precedenti, è una proposta estremamente ambiziosa, ci sono già dei precedenti abbastanza interessanti. Negli ultimissimi anni del Novecento alcuni matti furiosi hanno detto che bisognava introdurre una tassazione sulle transazioni internazionali di valuta. Per 15 anni sono stati presi dei matti, io dico trattati talvolta a Genova in modo non particolarmente buon educato, eppure questo tema è diventato un tema che è stato assunto, anche se con degli elementi che noi contestiamo, ma è stato quantomeno assunto dall'Unione Europea. Pochi anni dopo qualcuno ha iniziato a ragionare in termini di acqua pubblica, si è iniziato a ragionare, a riprendere, a ritessere le file di questo argomento, sembrava una cosa romantica e da sognatori, in realtà si è portata la maggioranza del popolo italiano a esprimersi e si è espressa in una certa direzione. E questo movimento, questa rete di cittadini va avanti con una consapevolezza e con una pacata fermezza continua a guadagnare e a spostare un pochettino i paletti. Speriamo che questo avvenga anche in questa logica. Colgo l'occasione per presentare e ringraziare gli oratori che si sono, io dico, arrampicati fin quassù. Conoscete già tutti, credo più o meno, Antonio, che viene da Antonio Tricarico, che è esponente dell'associazione Recommon e prima ancora della campagna per la riforma della Banca Mondiale, che ha già tenuto delle conferenze qua. Invece è la prima volta che abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Carosso, che ringrazio per essere venuto qua. E anche se il professor Carosso insegna diritto civile alla Facoltà di Economia e Commercio di Torino, dico bene, e noi lo abbiamo invitato qui più che altro come sindaco di una realtà della nostra regione, il comune di Magliano Alfieri. Perché? Perché vogliamo parlare di questo intreccio: i problemi del comune nella gestione dei servizi pubblici stretti dal patto di stabilità e la necessità di dare un polmone finanziario a questi comuni, che insomma sono la prima forma di contatto che hanno i cittadini ed è il primo elemento anche di democrazia, il primo attore di democrazia che ci troviamo in questo paese. Colgo l'occasione per ringraziarlo, per
essere venuto fin qua, e a questo punto si è un po' dell'idea che forse serve prima un inquadramento del problema di questa campagna, di questa iniziativa da parte di Tricarico, poi sentiremo l'esperienza di un sindaco sul campo con scienza e conoscenza, sia la scienza del professore e la conoscenza del sindaco, poi magari ancora una velocissima replica reciproca per tentare di mettere ancora più in sinossi le due posizioni e poi ovviamente le domande e il dibattito che speriamo ci sia. Sarà sicuramente un po' tecnico, ma sicuramente interessante. Dico solo una cosa: quando ho invitato il professore, la prima cosa che ha detto è: ma non temete di fare questo in campagna elettorale? Noi abbiamo detto: ma in fondo sì, vogliamo in realtà proprio sfidare un po' la campagna elettorale. Premetto che ho chiesto doverosamente al professore se era candidato, e invece non è candidato, per cui non c'è nessuna componente di campagna elettorale in questo incontro. Abbiamo voluto un po' fare una piccola provocazione. Nel momento in cui c'è una campagna elettorale che si articola intorno al problema chi si allia con chi a patto che rompa con chi purché non rompa con quell'altro, che francamente trovo sia, come dire, non proprio esaltante e non proprio all'altezza delle tradizioni democratiche di questo paese, e noi abbiamo detto: beh, proviamo fra un piccolo gruppo di cittadini con persone competenti a parlare di un problema vero che riguarda i cittadini, quasi a sottolineare il divario fra i problemi veri di cui parliamo questa sera, pacatamente, senza toni esaltati, e il livello di una campagna elettorale che tanto nei contenuti che nei toni, anche da persone insospettabili, ha dimostrato di essere scesa a livelli molto bassi. Bravo. Lascio allora a questo punto la parola ad Antonio. Bravo. Allora, intanto vi ringrazio per l'invito, insomma, nuovamente sono contento di vedere diversi di voi, mi scuso per la voce un po' rotta, insomma, dovuta a una tosse che non mi abbandona. Io inizierei dicendo che la mia organizzazione, ATTAC e varie altre realtà, insomma, della società civile italiana sono reduci da un'assemblea nazionale molto partecipata il 2 febbraio scorso a Roma, ben oltre le aspettative, insomma, anche questa in campagna elettorale, non ponendosi tanto il problema della campagna elettorale, ha avuto più di circa 350 partecipanti, anche molti singoli, e che verteva sul tema per una nuova finanza pubblica, cioè il punto di arrivo di un percorso, di un ragionamento, è stato quello di porsi una volta per tutte la domanda, mettendo le mani nel piatto, cioè oltre questioni specifiche prese sempre a pezzi e bocconi, spesso in maniera strumentale, IMU, non IMU, eccetera, eccetera, insomma, di cui i giornali sono stati pieni nelle ultime settimane, porsi la domanda: quali sono quei gangli centrali su cui possiamo iniziare ad agire e quindi organizzare anche la cittadinanza, coinvolgendo anche le istituzioni di dove ci sono aperture, per riappropriarsi di alcuni strumenti affinché possano esercitare alcune funzioni ed invertire una certa tendenza che invece, a leggere, insomma, gli eventi degli ultimi 2-3 anni con l'acuirsi della crisi economica e finanziaria, sembra ineluttabile, cioè andiamo verso inevitabili tagli spesso imposti in maniera lineare, volenti o non volenti non c'è altra strada, non ponendosi non solo probabilmente un'analisi più dettagliata delle cause, ma anche non ponendosi la necessità di effettuare un'analisi molto più articolata di quali sono le tante strade possibili. In questo ragionamento l'Assemblea del 2 febbraio ha confermato che la tematica degli investimenti pubblici, andando anche oltre quello che è, se volete, il dibattito attuale, anche da parte di forze progressiste, ovviamente molto preoccupate rispetto ai tagli alla spesa pubblica, rimane centrale soprattutto se ragioniamo in un'ottica di finanza pubblica che in un certo senso agisca da contraltare a quelli che sono oggi i mercati finanziari e il funzionamento dei mercati finanziari, che spesso sono alla radice di molti anche dei problemi che abbiamo. E la tematica degli investimenti pubblici inevitabilmente in questa discussione ha riportato l'attenzione sulla Cassa Depositi e Prestiti, che possiamo oggi definirla di sicuro la più grande banca in Italia in termini di
prestiti in essere, risorse, capitalizzazione, ma soprattutto una struttura che ormai chiamerei pubblico-privata, non saprei come definirla altrimenti, che è stato un pezzo importante anche del funzionamento dello Stato negli ultimi decenni, ma che soprattutto ha vissuto una rapidissima trasformazione negli ultimi 10 anni, peraltro poco osservata da numerosi attori nella società, e che paradossalmente nell'ultimo anno, nel mezzo della crisi, insomma, è venuta la ribalta delle cronache, come possiamo anche definirla la gallina alle uova d'oro, che era in grado di effettuare o finanziare qualsiasi acquisizione o qualsiasi esigenza strategica ci fosse per il governo di turno, potesse in un certo senso essere assolta dalla cassa. Quindi questa discussione ha rimesso al centro questa questione. Perché l'ha rimessa al centro? Perché viene confermato questo elemento che provocatoriamente, nonostante la crisi che viviamo, le risorse ci sono, non è solo un problema di risorse che non ci sono, e rimane centrale la questione di quali sono gli strumenti per incanalare le risorse rispetto a quello che noi riteniamo sia centrale. Ora, in questa discussione credo che un altro elemento centrale che è emerso è che, oltre ovviamente la forte preoccupazione rispetto alla tematica del debito pubblico, anche la strumentalizzazione di questo che giustifica poi politiche di austerità spesso che generano ulteriore recessione, è stato molto posto l'accento sul guardare anche a una dimensione mancante della discussione attuale, cioè se si vogliono avere cosiddette politiche anticicliche, non è soltanto andare a finanziare nel breve termine la spesa corrente, il problema è di investire in una trasformazione rispetto al sistema produttivo, se l'obiettivo è quello davvero di generare posti di lavoro, creare nuovo reddito e avviare nuovi cicli economici, che si spera ovviamente siano più equi, più sostenibili, eccetera, ma c'è bisogno di una prospettiva a lungo termine. E questa domanda viene sempre rivolta in negativo, cioè in Italia non investe nessuno, i capitali se ne vanno, eccetera, non viene mai rivolta in positivo, cioè quali meccanismi noi potremmo attuare per effettuare investimenti di lungo termine rispetto a quello che serve. E quindi questo secondo aspetto ha giustificato maggiormente il perché è fondamentale focalizzarci sulla cassa depositi e prestiti, e quindi cercare di avviare un'iniziativa il più possibile popolare, ma che, come dicevo, coinvolga anche tutte quelle istituzioni che tra l'altro sono direttamente interessate nel costruire un fronte ampio sociale che riesca a portare avanti alcune proposte, alcune rivendicazioni. Ora, in questa discussione è stato direi il passaggio seguente inevitabile, quello di nel coniugare questo ragionamento ovviamente con l'urgenza e la drammaticità poi dei tagli soprattutto ai servizi pubblici e alla spesa sociale, di porsi la questione degli enti locali, che specialmente negli ultimi 2 anni, direi con l'accelerazione nell'evoluzione stessa del patto di stabilità di oggi, proprio in queste settimane si trovano di fatto a dover impostare l'anno in corso e a doverlo impostare con ulteriori vincoli ancora più stretti, che generano davvero questa volta delle domande, delle incognite insomma enormi. Senza dubbio il patto di stabilità come impostato, è stato detto da molti, è problematico, esso stesso, a prescindere dal significato del vincolo, viene applicato in un modo che principalmente va a svantaggio degli enti locali, quasi che c'è un'intenzionalità di dire in nome della sussidiarietà noi scarichiamo principalmente il peso lì, non ponendosi probabilmente la domanda di fondo che queste istituzioni sono l'interfaccia primaria rispetto alla cittadinanza. E quindi se si parla soprattutto di disillusione rispetto alla politica, alle istituzioni, eccetera, noi avremo ulteriore problematicità sul terreno, vero? Ma andando anche oltre, diciamo, l'analisi del patto di stabilità, si è posta molto questa domanda, cioè di dire, anche se ci troviamo in questa situazione di vincolo, che consideriamo anche iniquo, eccetera, eccetera, coniugando i due discorsi, da dove si può partire per cercare di aggirare, almeno in parte, o ridare fiato, o riaprire uno spazio che possa su entrambi i fronti, diciamo, cercare di coagulare delle forze e mettere in campo delle proposte anche operative molto concrete. Questo ragionamento, che è stato quello appunto che abbiamo fatto come associazione dentro il Comitato di una Finanza Pubblica, che è rimesso nell'Assemblea, avveniva in parallelo negli ultimi 2-3 mesi, proprio quando tra l'altro si discuteva
della questione specifica Cassa Depositi e Prestiti, che probabilmente è stata l'unica questione che ha tenuto un po' banco anche sui giornali in Italia, di come dovesse evolvere la partecipazione stessa delle fondazioni bancarie all'interno della Cassa Depositi e Prestiti. Come sapete, con la trasformazione in società per azioni, il 30% del capitale, allora valutato direi in maniera quasi forfettaria, è stato assegnato alle fondazioni bancarie tramite azioni cosiddette privilegiate, che hanno consentito alle fondazioni di avere un extra dividendo del 3% in più di quello che la cassa già, tra l'altro con una certa efficienza, ha prodotto e dato. La scadenza della conversione in azioni ordinarie è stata rimandata finché si è arrivata a una scadenza improrogabile, che era il 31 dicembre 2012. Per farla breve, anche con l'accelerazione della crisi politica, la necessità di far transitare velocemente la legge di stabilità in Parlamento, la soluzione che alla fine è stata trovata dal governo è stata di fatto quella di applicare un significativo sconto sostanzialmente a questa conversione, senza entrare nei dettagli delle varie valutazioni dei vari advisor, dispositivo che è stato perfezionato proprio alla fine di gennaio, che facendo dei conti sostanzialmente dice che in questa conversione un paio di miliardi di euro sono stati scontati di fatto alle fondazioni bancarie per mantenere la loro partecipazione, diciamo, rivalutata rispetto al valore reale, che oggi è del 17,35%, viene data possibilità di comprare azioni ordinarie per aumentare il capitale massimo entro il 30%, indicativamente saliranno al 20%, e di fatto si mantiene, potremmo dire, una sorta di status quo. Non entro nei dettagli di questa conversione, sarebbe tanto da discutere. Perché metto l'accento su quello che io considero uno sconto di 2 miliardi? Perché contestualmente a questo la Cassa Depositi e Prestiti è stato il 2012 il primo anno che si chiude con una cassa che addirittura fa un dividendo che supera i 2 miliardi, quindi che vuol dire che almeno, secondo la governance precedente, almeno il 30% di questo andrà alle fondazioni bancarie, ma ancora più importante, in un momento in cui chiaramente la Cassa Depositi e Prestiti, andando a vedere appunto gli ultimi dati del 2012, è un'istituzione che sta completando una sua trasformazione anche rispetto all'erogazione del suo credito. E penso che questi dati sono davvero illuminanti rispetto a quello di cui vogliamo parlare maggiormente stasera. Cioè, nel 2012, per la prima volta rispetto alle nuove erogazioni nel corso dell'anno, si è raggiunto ormai un equilibrio di circa il 50% tra erogazioni a favore degli enti pubblici, 51% e 49% a favore di soggetti privati. E quello che risulta ancora più sorprendente è che gran parte dell'erogazione a vantaggio dei soggetti privati avviene tramite la gestione separata, cioè tramite l'utilizzo di quello che è risparmio postale garantito dallo stesso Stato. Quindi, nonostante lo stock, diciamo, dei crediti accumulati ancora in gran parte a favore degli enti locali, motivo per cui la cassa era creata, sempre più, diciamo, questo l'ago della bilancia si sta spostando e bilanciando. Un altro aspetto da sottolineare molto importante è che la Cassa Depositi e Prestiti conferma nel suo approccio che di fatto la relazione che ha con gli enti locali, con i finanziari degli enti locali, è esattamente la stessa che avrebbe qualsiasi attore di mercato, cioè sostanzialmente applica tassi di mercato che possono oscillare 5, 5,5 o più di lì, sottolineando appunto che un soggetto ormai di mercato, cioè, non potrebbe applicare altri tassi a meno che il legislatore non subentra e dia direzioni in altro modo. Se noi mettiamo in fila questi dati, io penso che già emerge un elemento, cioè una situazione così drammatica di crisi, come dicevo, per gli enti locali, ai quali poi penso ne approfondiremo questa questione, il patto di stabilità addirittura va a agire non solo sulle spese correnti ma anche sul conto di conto capitale, quindi ormai non solo c'è un vincolo sull'indebitamento ma addirittura nell'esercizio, nel dare fiato alla possibilità di prendere nuovi prestiti, anche questo viene vincolato, è quasi un'ipoteca per il futuro rispetto ai nuovi prestiti che si possono richiedere o mutui. L'aspetto determinante di questa faccenda è che in realtà l'istituzione avrebbe le risorse, generando significativi dividendi e avendo enorme liquidità,
di poter di fatto tornare a concedere tassi agevolati, cioè rispetto all'obiezione principale, ah ma poi voi non riuscite a bilanciare il vostro business, si può dire che la Cassa Depositi e Prestiti è uno degli strumenti che assolutamente è solida finanziariamente e assolutamente potrebbe, tra virgolette, anche sussidiare questo credito agevolato in funzione delle amministrazioni locali. Perché sarebbe così importante questo? Perché nel momento in cui per le amministrazioni locali il vincolo di indebitamento viene calcolato principalmente sulla spesa per interessi, ovviamente avere un accesso a tasso agevolato permetterebbe di fare qualcosa in più rispetto a quello che non potrebbero fare. Quindi questo testimonierebbe che in realtà non dovremmo né dichiarare guerra a Bruxelles, né dichiarare crociate contro la Merkel o che sia. Avremo semplicemente bisogno di una volontà politica che sostanzialmente dice, in una situazione così drammatica, essendo uno strumento che ha le risorse e genera anche extra dividendo, potremmo dire, rispetto alla situazione generale del mercato, potremmo tornare a agire in questo. Basterebbe un dispositivo di legge estremamente semplice, che potrebbe addirittura, probabilmente neanche il legislatore, ma anche lo statuto stesso, non entro nei dettagli, comunque sai che consentirebbe questo. Questo sarebbe un segnale di rottura fondamentale, perché dimostrerebbe che intanto ci sarebbero strumenti di finanza pubblica per poter gestire all'interno dello stesso patto di stabilità la situazione in maniera diversa, e potrebbe aprire uno spazio politico per ridiscutere anche di perché il patto di stabilità oggi è applicato in questo modo e non è applicato in un altro modo. Quindi questo secondo me è un primo punto estremamente qualificante sul quale c'è bisogno di un'elaborazione per costruire un fronte il più ampio possibile, sottolineerei che coinvolga anche enti locali direttamente interessati, tutti quei soggetti che ovviamente sono impattati dall'attuale situazione, nel creare un fronte abbastanza ampio per aprire uno spazio affinché si discuta di questo. Io insisto che oggi viviamo una analisi parziale rispetto a quelli che sono i vincoli e i problemi di finanza pubblica, e anche lì dove c'è un atteggiamento, chiamiamolo progressivo, in generale politicamente ci si riduce molto a un discorso di spendiamo di più su spesa corrente, non ponendosi in realtà la questione centrale, cioè per reinvertire un ciclo economico e per trasformare la nostra società, senza investimenti di lungo termine non si va da nessuna parte. Cioè noi possiamo anche oggi salvare e avere gli ospedali in cui riusciamo a dare più farmaci, ma non saremo mai in grado di trasformare il sistema della sanità senza una logica di investimento a lungo termine, qualunque essa sia questa trasformazione. Quindi questo è un elemento centrale che manca. Secondo elemento centrale che manca, anche, ripeto, nonostante io sono feroce e critico di tanti aspetti del patto di stabilità, ma anche all'interno del vincolo complessivo ci sarebbero altri modi di distribuire questo vincolo, e sotto modi stessi ci sarebbero delle modalità per poter finanziare soprattutto investimenti pubblici in altro modo. Quindi queste questioni che sono oggi assolutamente assenti da un dibattito che è parziale, direi molto stereotipato, penso dovrebbero essere messe con forza sul tavolo. Chiudo semplicemente dicendo che ovviamente in questi mesi ci vorrà tempo, si insedia il Parlamento, tocca vedere che governo viene, eccetera, eccetera, però io credo che lo stesso bisogna riporre la questione, nonostante sembra un accordo quasi completato, su questa questione della conversione delle azioni delle fondazioni. Cioè, quantomeno alcuni di questi aspetti dovrebbero essere rimessi in discussione data la gravità della situazione. E dato il paradosso che oggi c'è la stessa classe politica che addirittura scarica le responsabilità sulle fondazioni bancarie per gli scandali, nel momento in cui di nuovo ci sarebbe bisogno di una, davvero in questo caso, di una responsabilità di unità nazionale nel dire che determinate risorse potrebbero essere investite nello stesso meccanismo, quindi non stiamo parlando di spostare in altri capitoli di spesa in questo modo. Perché dico questo? E chiudo, perché noi ricordiamoci che Cassa Depositi e Prestiti, come le altre associazioni, diciamo, simili, le famiglie simili che esistono soprattutto oggi in Francia e in Germania, cioè CDC in Francia che gestisce qualcosa che è il doppio di Cassa Depositi e Prestiti, e il Credit Anstalt für Wiederaufbau in Germania che gestisce addirittura fino a 600 miliardi di euro,
Io sottolineerei che il governo francese e tedesco, che hanno vari orientamenti politici, punto primo, hanno mantenuto una proprietà del 100% pubblica di questi strumenti. E punto secondo, sono gli stessi governi che, come il nostro, utilizzano Cassa Depositi e Prestiti come uno strumento che sta fuori bilancio dello Stato. E che quindi è uno strumento, non sto con questo facendo una crociata affinché la cassa si indebiti essa stessa, ma che è uno strumento che ha molta più flessibilità di azione. Quindi richiedere anche oggi, in una fase transitoria da subito, che anche i soci di minoranza parcheggino dentro la cassa degli extra dividendi affinché questi siano utilizzati nel ciclo di un anno, di due anni per poter abbassare gli interessi, non è assolutamente qualcosa che sta fuori dal mondo, ma che probabilmente è qualcosa che qualsiasi governo forte chiederebbe, perché è l'unico spazio di manovra che esiste. Perché sappiamo benissimo che se volessimo fare cose del genere all'interno del bilancio dello Stato ci imbatteremmo con dei vincoli inesorabili. Quindi chiudo su questo punto qui, cioè è fondamentale che rispetto a questo si ponga questa questione, cioè noi abbiamo una successione, diciamo, di trasformazioni, di micro trasformazioni ulteriori che anche nel breve termine, cioè anche senza andare oggi a cambiare profondamente legge e statuto, ci consentirebbero uno spazio di manovra che già nel 2013 consentirebbe di allentare il vincolo, ovviamente affinché questi soldi, si spera, siano spesi bene, siano spesi soprattutto per quelle che vuole la popolazione, i servizi pubblici, cui sappiamo tanto a livello locale le persone si lamentano. Io mi fermo qui, ho messo questi punti sul tavolo, ma avremo modo di seguito di tornarci. Grazie a tutti voi per essere qui stasera e sono veramente contento di vedervi, devo dire, così numerosi, perché io quando mi è stato detto parliamo della Cassa Depositi e Prestiti a Torino in un venerdì di campagna elettorale, mi sono detto ma questi sono, ma per carità, volentierissimo, ma ed in effetti devo proprio dire che i temi che sono stati affrontati in passato da questa associazione, che io appunto ho conosciuto in occasione appunto di un incontro che si è fatto ad Alba sulla Tobin Tax, devo dire che sono temi che apparentemente sembrano settoriali, limitati, ma invece hanno una importante e grande impatto. Effettivamente, se ragioneremo come ragioneremo stasera sulla Cassa Depositi e Prestiti, vedremo che in effetti, ecco, l'impatto che una diversa politica di gestione di questa ricchezza, che è ricchezza nostra, di tutti noi, diciamo di coloro che acquistano i buoni postali fruttiferi, di coloro che accendono libretti presso le poste, che è la banca diciamo più diffusa su tutto il paese, ve ne dicevo, riuscire a individuare piccoli aspetti della realtà, però decisivi per un possibile cambiamento, ebbene questo è una, ecco, è veramente un valore aggiunto che riconosco alla vostra associazione e che veramente mi porta a dire che, ecco, finché c'è chi con pazienza, con tenacia, individua aspetti di cambiamento possibili e di cambiamenti che hanno anche un effetto importante, anche se paiono limitati, ebbene, ecco, questo mi dà sicuramente, come penso possa dare a tutti voi, ecco, la speranza che si può costruire un futuro diverso e che molto spesso un futuro diverso può iniziare da piccoli passi, non che non debbano seguirne tanti piccoli e anche magari di grandi, però a volte temi relativamente limitati, ecco, se li approfondiamo come li avete approfonditi voi, effettivamente ci rendiamo conto che possono dare veramente un grande aiuto per uscire da questa situazione difficile. Io sono appunto sindaco di un piccolo paese, Magliano Alfieri, tanto perché così lo sappiate, un paese di 2000 e qualche abitanti, 8 km da Alba, un belvedere naturale su Langhe-Ro Hero, ci chiamiamo Magliano Alfieri perché nel 600 gli Alfieri, in particolare tutti ricordate Vittorio Alfieri, tra l'altro diciamo un intellettuale europeo dalla schiena dritta, ecco, a parte essere un tragediografo, eccetera, ma
era sicuramente un intellettuale importante. Bene, dicevo, gli Alfieri avevano costruito la loro casa di campagna, appunto il loro castello, ma gli Alfieri venivano d'estate e si sono fatti, i tempi erano, siamo alla fine del 1600, si sono fatti un castello, una residenza di circa 6-7 mila metri quadri sulla collina, e quindi insomma la usavano solo come casa di campagna a tre piani, questo castello, questa residenza, tant'è che non avevano camini perché, ripeto, era la sola casa per la villeggiatura della famiglia Alfieri, che erano conti di Asti e anche conti di Magliano Alfieri. E quindi abbiamo preso questo nome da Magliano Alfieri e adesso in questo castello abbiamo anche un ristorante e abbiamo costruito un belvedere. Se vi capita, ma ve lo dico così, magari d'estate, un'oretta, si è a Magliano Alfieri, cioè un ottimo cuoco, un ristorante, prezzi buoni e avete questa vista, e poi chiudo e torno naturalmente al tema mio, avete questa vista molto bella sulle colline di Langhe e che sono candidate a diventare patrimonio dell'umanità, dei paesaggi vitivinicoli. Si mangia bene. Si mangia bene, vi assicuro. Si mangia bene, ottimo rapporto qualità-prezzo, si chiama Paganini, adesso. Ma ve lo dico scherzosamente, poi torno alle cose più serie, però ecco, ma perché vi dico questo? Perché, ecco, certo, Torino, pensa ai grandi, diciamo, i grandi monumenti di Torino, città bellissima, eccetera, però l'Italia è bella perché, certo, abbiamo queste grandi realtà culturali, ecco, città come Torino, Roma, ma abbiamo anche i piccoli borghi, cioè i piccoli comuni, che spesso hanno, ecco, una storia, delle, diciamo così, beni artistici importanti, paesaggi importanti, e per dire che è un tessuto, l'Italia è fatta ed è bella ed è unica e ha questa varietà di paesaggi infiniti proprio perché è un tessuto molto articolato e complesso in cui punteggiate in questi territori, in queste campagne, nel nostro caso in questa collina, poi abbiamo anche la pianura del Tanaro, troviamo i comuni, tanti qui al nord, tanti piccoli comuni. E c'è un tessuto veramente culturale, sociale, artistico, di un territorio meraviglioso che la crisi rischia di spezzare. La crisi rischia di spezzare non soltanto i rapporti personali nostri, diventiamo inevitabilmente tutti più attenti al nostro piccolo, cerchiamo di difendere quello che abbiamo ed è umano, ma questa crisi rischia anche di spezzare, ecco, un tessuto che si è formato, e fortunatamente un bel tessuto che si è formato con le generazioni di italiani che sono venuti prima. Noi abbiamo, siamo un paese, lo sapete, quando andate all'estero e poi si torna, siamo un paese veramente molto bello, fatto di, ecco, di un paesaggio importante, vivo, ecco, con questi comuni. E vi dicevo, la crisi sta toccando pesantemente non soltanto, diciamo, i comuni grandi, ma anche i comuni piccoli e medi. I comuni sono veramente, ed è stato detto qui, l'interfaccia fondamentale in un sistema democratico tra cittadini e pubblico, è quello che è il pubblico. Sono la prima faccia. Noi siamo eletti, non designati, nel bene e nel male, spero che sia un bene, perché la democrazia è un bene. Quindi siamo coloro che vengono chiamati a dare risposte a dei bisogni. E non si va dal prefetto, dall'onorevole, il sindaco, soprattutto nei piccoli comuni, ma poi anche nei grandi, insomma, anche se il rapporto può essere leggermente più difficile. E oggi per i comuni sono veramente tempi, dire, difficilissimi e dire poco. Io sono sindaco dal 2004, quindi secondo mandato, sto arrivando alla fine, e devo proprio dire che è una situazione veramente difficilissima, vi dirò in sintesi perché, ma ciò che vale
per il mio comune vale fatte le debite proporzioni anche per i grandi naturalmente. Una premessa, nei piccoli comuni si fa del volontariato essenzialmente, solo per essere concreti e per dire, noi fino al 2011 avevamo, come la legge prevede, questo va anche detto, un piccolo compenso, cioè per il sindaco nel caso mio ho visti 600 euro lordi, 200 per il vice sindaco, credo 90 o 60 mensili, euro mensili per gli assessori, 18 euro per ogni riunione del consiglio comunale. A partire dal 2011 abbiamo azzerato tutto, abbiamo detto tempi di crisi, sono azzerati tutte le indennità, non c'è alcun, non c'è rimborso speso neanche di un centesimo, non abbiamo telefonini, non abbiamo niente, cioè, quindi come dire, non solo soltanto nel mio comune ma anche in molti altri comuni, sindaci, assessori e consiglieri regionali hanno pensato che nei momenti di crisi giustamente diciamo, si può fare un'attività politica di amministrazione a livello volontario, tanto non è che 600 euro ti cambino la vita, l'ordine mensile, e fin qui va benissimo. Quindi abbiamo cominciato a dire ok, cerchiamo di tagliare dove possiamo tagliare. Dopodiché negli ultimi due anni, a partire almeno negli ultimi due anni, sui comuni si sono abbattute manovre pesantissime. Pensate che il 75% dei tagli che sono venuti, Berlusconi e Monti, hanno toccato i comuni. Tagli lineari e hanno toccato i comuni. Parzialmente le province, nulla lo Stato centrale, ministeri, quant'altro. Assolutamente nulla. L'anno scorso, per dare delle cifre, noi avevamo fino all'anno scorso un l'anno scorso ci sono stati tagliati più di 100, dicendo recuperateli dove vi pare, magari aumentando l'IMU e così via, 100.000 euro, perché da un lato lo Stato ha incassato l'addizionale sull'energia elettrica che spettava ai comuni e dall'altro lato appunto ci ha tolto risorse dicendo che avremmo potuto recuperare con l'IMU e ha calcolato tra l'altro un IMU convenzionale molto a tariffe base più alta dell'effettivo, quindi manovra veramente scorretta. 100.000 euro su un bilancio da un anno all'altro di entrate, quindi di spesa corrente, sono pesanti, ma ciò che conta è che entro fine febbraio dovranno essere ulteriormente tagliate ai comuni 2 miliardi 250 milioni, su tutti i comuni, sempre col meccanismo dei tagli lineari. E quindi io devo pensare che se tanto mi dà tanto dovrei avere un ulteriore taglio di entrate correnti rispetto al passato attorno ai 60.000 euro, più che meno, e quindi da 100 andiamo a 160.000 euro di entrate correnti e quindi di necessaria riduzione della spesa corrente. Dopodiché quest'anno entriamo nel patto di stabilità e quindi questa riduzione di spesa secca nel biennio mi dovrà comunque portare ad un avanzo di bilancio che a fine anno dovrà comunque essere garantito e che dovrebbe essere dell'ordine di 160.000 euro nel caso del Comune di Magliano. E a questo punto mi chiedo come potremo fare il bilancio, perché l'IMU ho dovuto portarla dal 4,5 per mille e dal 7,6 all'8,6. L'addizionale comunale IRPEF è ferma allo 0,5, ma con questi tagli non so quanto dovrò incrementarla. E se e quest'anno ancora
lo Stato dice che noi comuni dovremmo applicare sulla tassa raccolta rifiuti 30 centesimi per metro quadro a fronte dei servizi generali che il comune offre ai cittadini. Questa è la legge, riguarda Torino, come Magliano, come tutti. Volendo anche 40. Volendo anche 40, bene. Però il meccanismo perverso, così come per Limo, è questo. Io Stato faccio il conto, ormai il catasto funziona, è perfetto, faccio il conto di quanti metri ci sono nel tuo comune, 30 centesimo a metro, 120.000 euro, dico per dire 100.000 euro li tolgo i trasferimenti. Quindi arriviamo a un punto in cui i trasferimenti dallo Stato arrivano a zero. Dai 466.000 euro che avevo fino a 3 anni fa, credo proprio che ci avviciniamo a molto meno della metà. E io ho, ma credo molti comuni, in questa situazione, dovendo fare un bilancio, abbiamo delle famiglie che chiedono, per inciso, la socioassistenza, i comuni partecipano anche al tema dell'assistenza attraverso i consorzi, e ogni comune nella nostra zona, Langhero, Ero, Alba, mette una media di 23-24 euro a cittadino residente che versa i consorzi socioassistenziali per far fronte appunto a quelle che sono le situazioni di disagio. Ma anche i consorzi socioassistenziali sono stati in crisi per i tagli, in particolare i tagli regionali. La regione a propria volta dice che da Roma sono venuti tagli anche nel settore dell'assistenza. Sta di fatto che ci sono le famiglie che arrivano al comune e dicono: io non ho i soldi per pagare la mensa, i figli li tengo a casa o li mando a scuola. La socioassistenza non riesce più, io li mando dagli assistenti sociali, gli assistenti sociali mi scrivono, mi dicono: la famiglia avrebbe bisogno di non pagare. E allora, perché i fondi del socioassistenziale sono veramente strettamente ridotti e vengono utilizzati per casi gravissimi, disabili, eccetera, io capisco. Mi chiedo, a parte che Torino la tassa rifiuti è veramente cara, e quindi se questo aumento di 30, magari 40 centesimo metro. Ecco, il problema delicato è questo. Tagli pesantissimi ai comuni, con questo fatto del dire: chiede ai cittadini, porta al massimo le aliquote, l'addizionale comunale sull'IRP dallo 0,5 porta allo 0,8, l'addizionale, cioè l'IMU, dal 7,6 al 10,6, la tassa rifiuti, aumentiamo del 30%, una tariffa già estremamente elevata, sì, però se lo Stato riducesse le sue pretese, ma le tasse statali vanno a crescere, una parte dell'IMU va allo Stato, le varie nuove tasse inserite, monti, non monti, imposta di bollo e quant'altro, addizionale energia elettrica che vi ho detto, allo Stato. E ciò che è più grave è che lo Stato dismette servizi che finora ha garantito. Lo Stato dovrebbe garantire l'assistenza ai disabili nell'ambito scolastico. Dice: non ho soldi per pagare gli insegnanti, prego. La sicurezza nelle scuole, problema del comune, non mi riguarda, non ci sono fondi, non c'è la cassa depositi e prestiti che per ristrutturare la scuola mi applica un tasso del 2%. Cioè lo Stato viene meno a funzioni sue essenziali. Per cosa le paghiamo le tasse se non possiamo garantire l'assistenza a tutti, ma in particolare a chi ha più bisogno, come i disabili? Ecco, allora il comune deve svolgere funzioni di sostituzione rispetto a uno Stato che viene meno, e le risorse dallo Stato gli vengono tagliate con questi meccanismi barbari, pesantissimi, in maniera lineare, e che non tengono in alcun conto delle effettive situazioni da comune a comune,
e la situazione è veramente difficilissima, perché io non ho cuore, ma mi rendo conto, arriva la bolletta, oggi dei rifiuti si paga a metro, ci sono paesi di campagna, abbiamo queste grandi case, ma i metri sono metri, è meno residenziale, e vengono e dicono, ma io, oh, ma ci sono tante situazioni anche particolari, 400-500 metri quadrati, noi abbiamo già messo nel nostro regolamento, cercando di, però metro e metro, e tu vedi sti anziani che dicono, come faccio a pagare, perché abbiamo deduzioni, ma perché è solo, limiti di reddito, grandi case, magari abitate da due anziani, e diventa un problema pagare la tariffa rifiuti alle tariffe attuali, pensate col 30% in più, rateizzazioni, e poi ci inventeremo, non lo so, diremo che una parte, non lo so, non è più, faremo togliere i servizi dell'acqua, del gas, diremo che sono inabitabili, perché la gente non ce la fa più arrivare a fine mese, questo è il fatto drammatico. Quindi tagli, patto di stabilità ulteriore che mi impedisse, seppur avessi i soldi, di spenderli, e quanto, diciamo, all'indebitamento, perché purtroppo le scuole invecchiano come tutti gli edifici, non sono più a norme, i paesi crescono, e quindi occorre fare nuove strutture, si diceva prima, tessuto bellissimo quello italiano, ma molto fragile, come questo paesaggio agrario che abbiamo, collinare, e quindi alluvioni, e quindi frane, e quindi la necessità di investire, diciamo, nel territorio, tutela del territorio, per evitare di dover pagare, in caso appunto di calamità naturali, somme infinitamente più ampie. Ed ecco che poi viene la calamità, il danno, eccetera, l'addizionale sulla benzina. E poi dopo, se Dio vuole, hai la quota di... Ma sarebbe molto meglio poter investire prima, e certamente si spende meno, si evitano evidentemente sacrifici, danni, pene e quant'altro. Allora vi dicevo, non lo so come faremo il bilancio, vedremo, io ho qualche speranza di un nuovo governo, ce l'avrei, che... Ecco, però la cassa depositi prestiti, che è il tema di questa sera, per noi comuni, in queste condizioni, con le regole che abbiamo ora, non sarà più uno strumento a cui potremo rivolgerci, anche se essa è una banca che ci applica tassi come qualunque altra banca ormai, perché sui vecchi mutui, diciamo che erano ancora stipulati in lire, eccetera, paghiamo 7%. Rinegoziati nel 2005, lì la rinegoziazione viene concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti, erano all'11,9, eccetera, erano i periodi in cui i BOT rendevano anche il 18-17%, ante. E quindi sono stati, nel mio caso, nel caso del Comune di Magliano Fiere, li abbiamo rinegoziati nel 2005, questi, una parte di mutui, e tutti sono stati rinegoziati al 7%. E quindi, insomma, tassi non propriamente di favore, e diciamo sugli investimenti invece, sto facendo una nuova scuola materna e così via, paghiamo 5,50, e un mutuo di 60.000 euro fatto poco tempo fa, sempre quest'anno, a carico della regione, sperando che paghi naturalmente, per l'illuminazione pubblica, 15 anni, siamo vicini al 5, qualche cosina meno del 5, quindi dal 5 al 5,5, proprio tassi, come vi dicevo, assolutamente comuni sul mercato finanziario. Tenete presente che la Cassa Depositi e Prestiti è una banca che ha un privilegio, cioè nel senso che sulle entrate del comune il tesoriere deve prima pagare alle scadenze la Cassa Depositi e Prestiti, e poi gli altri mandati di pagamento, le altre spese, quindi sono crediti sicuri, per così dire, crediti sicuri, garantiti, perché come dicevo prima i cittadini comunque le tasse le pagano fortunatamente, e quindi questi tassi sono effettivamente non tassi, diciamo, di un ente che
sta attento a quello che è la funzione particolare che svolgono i comuni, che è una funzione di produrre servizi pubblici per i propri cittadini. Quindi tassi non so. Ciò che è più grave, ecco, perché ci rivolgiamo alla Cassa Depositi e Prestiti, voi mi direte, perché le banche di credito ordinario hanno difficoltà a concedere mutui oltre i 15 anni, è già difficile. La Cassa Depositi e Prestiti arriva fino a 29 anni, quindi questa è la ragione per cui il pubblico continua in gran parte, meno per spese rilevanti, a rivolgersi, ma non potrà più rivolgersi alla Cassa Depositi e Prestiti, perché da quest'anno per tutti i comuni 2013 vige la regola che non puoi chiedere nuovi mutui alla Cassa Depositi e Prestiti se paghi una somma uguale o superiore al 4% di interessi rispetto alle tue entrate correnti. Se tu hai un milione di entrate correnti, poi se già spendi per interessi 40, sai, un milione, quindi 40.000 euro di interessi, questa è la soglia massima da quest'anno del 2013, al di sopra della quale non puoi contrarre nuovi mutui. Quindi il limite del 4% non è un limite particolarmente alto, quindi conseguentemente ci troviamo veramente in una situazione di enorme difficoltà. C'è una crisi, avremmo bisogno di fare opere pubbliche, anche piccole, ma che hanno questa funzione di proteggere il territorio, di dare migliori servizi ai cittadini, di evitare comunque rischi, di ampliare la qualità della vita, parlo di investimento, non parlo di spesa corrente tout court, come cantonieri e quant'altro, personale, e non avremo più alcuna possibilità di contrarre mutui, e i mutui che abbiamo contratto in passato li paghiamo carissimi, perché chiaramente il 7%, ripeto, non essendo noi delle società di capitali e dando questa garanzia all'ente concedente di poter prelevare direttamente dalle somme che entrano nella nostra tesoreria, e beh, sembra veramente tassi veramente eccessivi. Per questo aspetto aumenta il dato di crisi. Noi comuni siamo costretti a chiedere ai cittadini più soldi per dargli servizi di minore qualità o comunque servizi che rischiano di essere effettivamente tagliati. Non lo so, gli dico, Magliano, noi abbiamo, che so io, paghiamo un insegnante di sostegno, 52 ore a settimana, 54, non so, solo a metà, zero. Diamo un'integrazione ai bambini che mandano, cioè alle famiglie che mandano i figli a scuola, per la mensa, soprattutto per la materna, che non è obbligatoria, ma proprio perché non è obbligatoria è opportuno invece che i bambini vadano alla materna, per meno una ragione, voi capite, tagliamo anche queste integrazioni, spegniamo mezze le luci pubbliche, cioè, non so più dove tagliare, cioè, effettivamente non abbiamo particolari sprechi, cioè, il personale è veramente poco. Siamo infinitamente al di sotto del rapporto 1-150, che sarebbe un rapporto medio teorico, siamo molto vicini a 1-300, un dipendente pubblico per 300 abitanti, quindi abbiamo un rapporto più alto di 1-300 abitanti, siamo sicuramente per questo aspetto virtuoso, ed è la situazione è veramente drammatica. Non abbiamo possibilità di, cioè, vogliate che vendiamo il castello di Magliano Alfieri, lo troverei effettivamente policulturali, la storia, cioè, mi sembrerebbe, cioè, non abbiamo terreni, tra virgolette, cose da vendere in senso beni culturali, ma non possiamo metterci a vendere beni storici, culturali importanti, quindi
non abbiamo beni patrimoniali, campi, eccetera. Lo dico con una battuta, fossimo una chiesa, magari arrivano donazioni, eccetera, ma diceva pure Pio VIII già, che il Papa è il Signore dei vivi e dei morti, e giustamente uno pensa anche al dopo, invece è un problema dei comuni, le donazioni post morte, cioè il comune guarda solo, ecco, le contingenze della vita, non va al di là, ed è sperequato rispetto a questo. Quindi non abbiamo patrimonio da vendere. E quindi cioè l'alternativa è, più che un'alternativa non è, se non cambia qualcosa, e poi lascio la parola a voi, ma per darvi un quadro, non voglio fare il drammatico, ma è così, se non cambia qualcosa, cioè se questo nuovo governo non, a cominciare da un ruolo diverso dalla Cassa dei Prestiti, una rinegoziazione dei mutui, nell'ipotesi che da 7 potrebbero passare tranquillamente al 4, abbiamo già pagato prima il 17-18, siamo dal 2004 che paghiamo, 2005 che paghiamo il 7%, anche se ci facessero una riduzione al 4, la Cassa dei Depositi e Prestiti vivrebbe comunque. Tenete presente che ha pochissimi costi di gestione, perché ristruttori è tutto un istruttore documentale, noi dobbiamo garantire che rispettiamo qui, che rispettiamo là, e diamo la delegazione, quindi cioè, veloce, pochi costi. Quindi se non cambia veramente qualcosa non c'è un'alternativa, che sia dobbiamo chiedere ai cittadini più tasse e dargli peggiori servizi. E dall'altro lato, in un contesto in cui lo Stato e anche le regioni vi chiederanno sempre di più, ma io mi chiedo, se lo Stato chiede di più ai cittadini e i redditi calano, Stato chiede di più come tasse, la regione chiede di più con l'addizionale sull'IRP, il comune vi chiede di più per la TARES, per l'IRP, per la sua parte e per l'addizionale comunale, e non è in grado poi di garantire comunque i servizi che vi dà oggi, che paese diventiamo? E poi non è tanto che paese diventiamo, ma che la gente i soldi non li ha più, non li ha più. Cioè tante famiglie, io vedo proprio, vengono parlati e ti espongono anche con pudore situazioni in cui ti chiedono di rateizzare, di venire incontro, di trovare comunque qualche cosa, e dice beh, mi hanno lasciato una casa, devo vendere questa casa perché le pensioni sono, oggi se devo fare una scelta, le più in crisi sono le famiglie che hanno due o tre figli, però anche negli anziani, anche da noi, in Piemonte che siamo, cioè risparmiatori eccetera, ecco, anche per gli anziani quel gruzzolo che c'era, quella ricchezza si sta erodendo, e il bisogno o comunque la grave difficoltà economica sta pesando anche per noi. Se non cambia qualcosa, se non si inverte la marcia a cominciare da un nuovo ruolo, per esempio che non costa niente, della Cassa Depositi e Prestiti, che utilizza risparmi dei cittadini italiani, e non si mette a fare, come è scritto qui, la Merchant Bank, come queste grandi banche che facendo finanza hanno rovinato l'Occidente, l'America, l'Europa e noi in particolare, che siamo un po' l'anello più debole insieme alla Grecia, per carità. Cioè è inutile fare come Merrill Lynch, come, se voi guardate le cose di cui si occupa, che cos'ha in pancia, l'ENI, il TERM, SNAM, partecipazione rilevantissima, investe i suoi soldi nei settori più diversi dell'economia, in particolare in quelli regolamentati, settori del gas, della luce, quindi dell'energia elettrica, comunque del gas e dell'energia elettrica, con tutto ciò che sono settori immensi, diciamo così, in termini di investimento e anche di rendimento, acqua compresa. E allora mi chiedo, come vi chiedete tutti voi, ha senso che il risparmio dei cittadini, che viene remunerato abbastanza poco, anche se meglio, pochettino meglio delle banche ordinarie, ecco, questo risparmio venga utilizzato non a vantaggio dei cittadini immediatamente, direttamente, con un occhio di riguardo per i comuni, che bene o male sono un'espressione di fondamentale centrale di democrazia, sono la prima faccia cui, diciamo, prima controparte a fronte di un bisogno,
poi che tutti possiamo fare meglio, stiamo risparmiando, credetemi, come comuni, compriamo tutto sulla Consip centrale di committenza, perché la stiamo più chiaro, perché in queste situazioni guardiamo anche il centesimo, ma con questi tagli non possiamo garantire i servizi e dobbiamo, lo ripeto, tagliare i servizi per una parte almeno e chiedere maggiori soldi. Non è concepibile, anche perché, ripeto, lo fanno le regioni, lo fa lo Stato e i cittadini mediamente i soldi non li hanno più e si disperano e veramente, credetemi, rappresentano situazioni di bisogno. E mi dispiace dover dire andate dal parroco, poi cerco di dire anche come dovuto al parroco per la Caritas eccetera, però non ha senso uno Stato, e quindi io dico un comune che non sia in grado di dare un minimo di servizi accettabili ai cittadini che ne hanno bisogno. Stiamo arrivando a una situazione di assoluta inaccettabilità. In nome di che cosa? Non lo so. Dove ci sono gli sprechi, se ci sono, si individuano e si colpiscono, ma dove sprechi non ci sono, dove si cerca di risparmiare, dove si cerca di dare anche un buon esempio, ripeto, in tutti i sensi cerchiamo proprio di essere, e non mi puoi tagliare e non mi puoi costringere ad affamare i miei cittadini, perché questo è un'autentica vergogna. Quando gli sprechi sappiamo dove sono e non sono stati assolutamente trattati. È fatta troppo lunga, richiedo, ma è uno si sfoga, no? Perché a dirlo in maglianesi dice però invece lo dico voi e così.